Quest'anno si celebrano i 150 anni dell'Unità d'Italia, tanti vini chiamati in causa, il Barolo e il Chianti, perché associati a due personaggi, Cavour e Bettino di Casoli, che hanno contribuito chiaramente all'Unità del Paese, ma anche il Marsala ci rientra a buon diritto perché di fatto è stato il primo vino che ha portato la qualità italiana nel mondo. Duca di Salapaduta la celebra, e Flori in particolare, la celebra con una bottiglia un po' particolare. Sì. Noi abbiamo una storia straordinaria nel mondo del Marsala perché siamo la prima azienda che ha prodotto Marsala quasi 180 anni fa, quindi siamo, come posso dire, il portabandiera del Marsala nel mondo. Lei pensi che Garibaldi, quando è venuto in Sicilia anche per l'occasione dell'unificazione dell'Italia, è passato da noi a bersi un bicchiere di Marsala, quindi questa è una cosa straordinaria di cui ne siamo molto fieri. Per riuscire a non disperdere questo grande patrimonio che abbiamo e che non è solamente nostro ma è anche, diciamo, dell'Italia intera, perché parliamo comunque di un fenomeno che ha cambiato notevolmente quelle che sono poi le radici e la struttura del nostro paese, abbiamo voluto quest'anno riprendere una delle nostre riserve più straordinarie del 1941. Voi pensate che durante la Seconda Guerra Mondiale, quando ci sono stati i bombardamenti a Marsala, per fortuna i miei predecessori sono stati talmente bravi da salvare alcune partite di Marsala di quell'anno, e ancora oggi noi le abbiamo custodite in azienda come se fossero dei gioielli rarissimi, e abbiamo quest'anno riproposto un'annata del 1841 che ha delle peculiarità straordinarie in termini di profumo, in termini di persistenza, che dura, direi, possiamo dire minuti nel momento in cui tu lo assaggi, in una confezione unica, estremamente elegante, bella, con anche delle pietre preziose, con i colori del tricolore italiano, proprio per dare enfasi all'unificazione dell'Italia di 150 anni con un prodotto che rientra in qualche modo nell'icone dell'Italia. Voi pensate che a Torino, dove erano presenti in questi giorni i prodotti più rappresentativi dell'icona italiana, insieme alla Vespa, insieme alla 500 e via dicendo, c'era anche il nostro Marsala, perché in qualche modo viene visto come un prodotto che ricorda, se vogliamo, proprio i prodotti più rappresentativi degli ultimi 150 anni. Quindi siamo felici di aver fatto questa iniziativa, vedo che ha un riscontro molto interessante e molto importante, e quindi speriamo di aver fatto una cosa gradita non solamente a noi ma anche, se vogliamo, a quello che è stato un appuntamento importante per il nostro paese.